siamo a Sanremo. Ed eccoci qui nella nostra postazione di Radio Bruno per Sanremo Giovani. Shanti, benvenuta. Grazie di avermi ospitata oggi. Siamo proprio contenti perché hai un bellissimo talento e contenti anche di aver visto i giovani nella prima parte del festival, dai. Sì, no, infatti è stata veramente un'occasione unica che ci è stata data. È un'emozione alle stelle, però guarda, sono proprio contenta di aver cantato e di essere riuscita a portare me stessa lì, perché spesso l'emozione gioca brutti scherzi, no? E invece ogni volta che faccio musica proprio mi rilasso, riesco a darmi anche in mezzo all'agitazione più totale. Hai dato tutto a te stessa in maniera rilassata su quel palco che fa tremare le gambe. Guarda, a tutti? Rilassata no, però c'è stato un momento in cui ho visto mia mamma, che è sempre un po' pazzerella, no? Era nella galleria, si è alzata in piedi e ha iniziato a fare così, no? Mentre cantavo il ritornello e mi è scappato un sorriso. Per cui lei mi ha un po' rilassata, devo dire, ma inizialmente ero un po' tesa. A noi è dispiaciuto molto l'eliminazione perché secondo noi la qualità dei giovani di quest'anno è altissima, pari se non di più di quella dei big, quindi davvero un dispiacere, però è stata una visibilità enorme. Io immagino che anche la tua vita, i tuoi social siano cambiati da ieri a oggi con tutte queste persone, più di 10 milioni di spettatori che ti hanno visto. Sì, sì, poi alla fine è un modo per farsi conoscere, no? Eliminazione o non eliminazione, mi rendo conto che abbiamo avuto 3 minuti per giocarci tutto e tutto sommato eravamo quasi pari, no? Quindi questo vuol dire che non era realmente una gara, era semplicemente un proporre se stessi e quello che ho proposto è piaciuto, per cui se all'inizio mi ero un po' abbattuta, devo dire che poi sono tornata in albergo e poco fa mi sono messa al piano e mi sono veramente rilassata e mi sono ricordata che alla fine ciò che conta non è vincere, è amare quello che si fa. Io lo amo e adesso sono piena carica e pronta a farvi sentire cose nuove. Ecco, infatti noi vogliamo sapere un po' più, insomma, di te, quando è iniziato questa passione che è proprio viscerale, è nata con te, e proprio i tuoi progetti dopo Sanremo. Guarda, io ho iniziato veramente a fare musica a 16 anni, perché studiavo pianoforte e canto e ho iniziato a suonare in giro col mio gruppo Soul, no? Quindi facevamo pezzi di Otis Redding, Sam Cooke in giro per la Liguria, Lombardia, Piemonte, siamo arrivati perfino a suonare al Casino in Slovenia, no? E, nel frattempo, finito il liceo, dovevo scegliere tra lettere antiche o musica e mio papà mi ha detto: ma scegli la tua passione, per cui sono andata, mi sono iscritta in conservatorio, nel frattempo ho vinto una borsa di studio a Boston dove ho studiato e ho deciso di fare la musicista a 360 gradi. Poi ho avuto la fortuna di incontrare una persona magnifica, non so se posso fare il nome, forse è un po' imbarazzato, però la persona che attualmente mi segue, che ha creduto in me e abbiamo iniziato a fare questo progetto di scrittura in cui univo un po' la mia anima vintage a sonorità moderne. Io sostanzialmente ad un certo punto sono arrivata ad avere la canzone Ritornerai, è stata la prima in italiano e ho detto: cosa faccio? Dove lo porto? Area Sanremo. Area Sanremo, che per me era più una sfida, nel senso volevo sapere se andava bene il lavoro che stavo facendo, no? E mi è bastato il primo input quando mi hanno detto: bello, mi piace, anche perché è stato difficile tradurlo dall'inglese all'italiano. E niente, e poi sono arrivata al festival, per cui è già una piccola grande vittoria quella di essere riuscita ad andare lì, gestire l'emozione, trasmettere al massimo e sto lavorando anche agli altri brani, non so ancora quando usciranno, però l'album è in fase di lavorazione. Quindi lo attendiamo a breve, grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie mille. Saluta pure gli amici di Radio Bruno. Un grosso saluto agli amici ascoltatori di Radio Bruno, direttamente da Sanremo. Shanti, ciao.